E incontra una squadra come la Juve Stabia, che non concede indulgenze a nessuno. Ne viene fuori una partita nervosa e bruttina, di giusto c'è il risultato. Più esperti e rocciosi i campani, indecisi fra tecnica e grinta i pugliesi. Prova subito l'Andria ad autopunirsi ed è il difensore il pericoloso colpo di testa verso la propria porta. Poi la Juve Stabia fa da sé con questo tiro dall'inte di Dianicis, lucido regista della squadra. La migliore azione dell'Andria è questa. Cross di Luceri, uno dei migliori, Alfieri inserisce la testa, sfugge il tocco decisivo al passiatore. Sul finire del tempo, tiro di Nicodemo, parata di Bibitonto. Persino più povera la ripresa, ci prova due volte Sturba, dribbling e tiro, poi colpo di testa in giravolta. Altra mischia in aria e pallone che vola sopra le teste di tutti, troppo in alto. Allo scadere ultima occasione per i padroni di casa, spreca Alfieri. Dopo Nocerino e Juve Stabia, l'Andria incontrerà domenica prossima l'Avellino, proseguendo la sfida incrociata Puglia-Campania.